Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghe, mi dispiace che il Ministro Pichetto Fratin non è presente, ma ringrazio la Vice Ministra Gava che non ha mai fatto mancare la sua presenza. Non è semplice raccontare in pochi minuti cosa c'è dietro a questo provvedimento. In estrema sintesi, oggi la maggioranza del governo Meloni si appresta a votare un decreto che va contro ogni logica in considerazione dell'attuale crisi climatica e della delicata situazione geopolitica internazionale. Nel corso dell'iter di approvazione, la maggioranza è riuscita persino a delegittimare il proprio governo. E lo stesso decreto, sì colleghi, proprio così. Cosa c'è di più delegittimante nell'aver presentato 400 emendamenti in maggioranza, esattamente tanto quanto le opposizioni? Ma non è tutto, sì, perché i pochi emendamenti segnalati al Ministero da parte dei colleghi di destra sono stati ritirati in quanto non graditi. In buona sostanza, il lavoro parlamentare è stato di nuovo privato delle proprie prerogative, soprattutto con l'ennesimo voto di fiducia. Non entro nel dettaglio in quanto accaduto in commissione, l'ho già fatto in quest'Aula 2 giorni fa, ma il vergognoso atteggiamento autoritario da parte dei presidenti durante l'iter di approvazione è stata una brutta parentesi antidemocratica non degna di questo Parlamento. Ma entriamo nel merito con un provvedimento denominato Decreto Energia che nel titolo riporta la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia. Il governo Meloni ha pensato bene di tassare le fonti rinnovabili per finanziare cosa? La decarbonizzazione. Lo so, sembra veramente incredibile. Ma è la verità, invece di tassare chi inquina, si tassa chi partecipa attivamente alla decarbonizzazione. E per fortuna siamo riusciti a bloccare questa follia grazie all'approvazione di un emendamento soppressivo presentato dal Movimento 5 Stelle con il plauso di numerosi stakeholders del settore. Speravamo che questo decreto portasse all'elaborazione di un piano energetico nazionale, coerente, in linea con le politiche del Green New Deal europeo. Purtroppo non è stato così. Non c'è nessuna programmazione, anzi, manca del tutto una visione organica per un piano strategico nazionale in grado di portarci verso l'obiettivo della riduzione delle CO2, come prevedono gli accordi internazionali. La strategia di questo governo è usare la psicologia inversa. Da una parte dichiara, come ha fatto la Presidente Meloni alla COP28 solo un mese fa, mettere in atto azioni concrete aumentando la capacità delle rinnovabili entro il 2030. Cito Presidente, l'Italia sta facendo la sua parte verso la decarbonizzazione, annunciando poi roboanti investimenti come 1 miliardo per le rinnovabili nei paesi africani. A parte il fatto che il piano Mattei va da tutt'altra parte, ma il punto è che la Presidente Meloni ha pensato di fare ingenti investimenti in rinnovabili in Africa, va bene, ma poi si dimentica di attuare le stesse politiche nel paese che governa. Alla faccia dei patrioti, colleghi! Ma le colpe vanno ben oltre la semplice omissione, perché questo decreto punta dritto verso la dipendenza energetica da paesi terzi. E non riescono neppure ad assicurare l'invio di questa energia. Basta vedere cosa sta accadendo in Qatar in queste ore, con il probabile aumento del costo del gas che arriverà sulle bollette dei cittadini anche del 6%. Non solo, con questo provvedimento il governo ha scelto anche di favorire le trivelle, gli inceneritori, i rigassificatori, gli impianti di cattura di CO2, solo per nominare alcuni articoli di questo decreto. In sostanza, prima aumentiamo la produzione di CO2, poi dobbiamo trovare soluzioni per decarbonizzarci. Queste, Presidente, sono politiche confuse e completamente illogiche.
Ancora una volta questo governo dimostra la sua incapacità di governare il Paese, ha idee vecchie, punta su tecnologie del secolo scorso e dimostra un totale disinteressamento nei confronti della crisi climatica, oltretutto in barba alle future generazioni e contro la nostra stessa Carta Costituzionale. Perché la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini non è qualcosa di ideologico, ma è un obiettivo che va perseguito seriamente con azioni concrete. Stiamo vivendo anni cruciali per il destino, per le future generazioni e dobbiamo agire in fretta, perché ignorare la crisi climatica non la farà sparire. Non pensarci oggi, inoltre, significa dover pagare tanto domani. Perché ci costerà tanto per tutta la collettività. Sulle bollette invece siete riusciti persino nell'impossibile. Avete creato un meccanismo fortemente penalizzante grazie al combinato disposto tra i ricari, l'assenza di misure di sostegno e l'imminente passaggio al mercato libero per milioni di famiglie che si trovano ancora una volta il conto dei vostri disastri. Continuate a parlare di ideologia quando parlate di ambientalismo, mettendo davanti la tutela delle nostre imprese, eppure sono proprio le nostre imprese, gli stakeholders che abbiamo ascoltato durante le audizioni, che chiedono politiche strutturali in termini di politiche energetiche. Gli imprenditori oggi sanno bene che è più vantaggioso autoprodurre energia in considerazione del fatto che le numerose crisi internazionali stanno mettendo a rischio gli approvvigionamenti, la programmazione e in alcuni casi la loro stessa sopravvivenza, se guardiamo ai costi enormi delle bollette. Lo stesso possiamo dire per i cittadini. Solo con le fonti rinnovabili e quindi le pompe di calore, il superbonus, le comunità energetiche, migliaia di cittadini possono smettere di essere vulnerabili e ottenere un consistente taglio sulle bollette. Tutto questo lo abbiamo proposto con i nostri emendamenti che avete respinto, nonostante si tratti di politiche che portano posti di lavoro e fanno girare la nostra economia. Come al solito avete preferito privilegiare le lobby delle fossili a scapito dei cittadini e degli imprenditori. Ignorare le difficoltà è il modus operandi di questo governo, che non perde occasione di rivelarsi mediocre. Eppure è ormai trascorso un anno abbondante di governo e diversi sono stati i decreti in tema di energia. Tutti questi provvedimenti hanno un comune denominatore. Sono così fumosi e inconsistenti da non riuscire a definire nulla sulla politica energetica che questo governo intende portare avanti. E la situazione rischia di diventare ancora più disastrosa con la scellerata decisione di portare avanti il tema dell'autonomia differenziata. Come tutti sappiamo, l'energia rientra tra le materie che potranno diventare di competenza esclusiva regionale. In sostanza non avremo più la possibilità di adottare un piano energetico nazionale di cui il nostro Paese ha assolutamente bisogno, soprattutto in questo momento di forte incertezza geopolitica. Con ogni provvedimento pensiamo di aver toccato il fondo, ma devo riconoscere a questo governo e a questa maggioranza la capacità di riuscire a fare sempre peggio. Ed è per questi motivi che esprimo il voto fortemente contrario del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente.